Funzioni di garanzia della legge penale. Il principio di legalità ha un'origine non strettamente penalistica, comunque politica. La sua matrice risale alla dottrina del contratto sociale e si giustifica con una esigenza di vincolare l'esercizio di ogni potere dello Stato alla legge. Il pensiero illuministico, dunque, si fa assertore, promotore del vincolo del giudice alla legge, quale corollario del principio della divisione dei poteri. L'idea della tutela dei diritti di libertà del cittadino nei confronti del potere statuale si esprime nel divieto di retroattività della legge penale. Agli illuministi, cioè, apparve lesivo di tali diritti punire successivamente un'azione la quale, nel momento in cui viene commessa, non è ancora penalmente sanzionata, anche se risulta già contraria alla morale o al diritto. Il divieto di retroattività viene riferito più che a regole di comportamento alla sanzione, la quale sanzione si trasforma in una misura arbitraria, inconciliabile con la libertà del singolo, se viene applicata, cioè senza minaccia preventiva. Poi successivamente tale divieto ha trovato riconoscimento formale nella Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789. E qui la funzione di garanzia viene ampliata e trasferita direttamente alla legge. Dunque, la traduzione in termini giuridico-penali del fondamento politico del principio di legalità avviene nei primi anni dell'Ottocento ad opera del criminalista tedesco Feuerbach, che canonizza tale principio con la celebre formula latina nulla pena sine lege e lo raccorda al problema del fondamento della pena. Questo problema del fondamento della pena era ravvisato nella prevenzione generale che veniva attuata mediante coazione psicologica, cioè se la minaccia della pena deve funzionare da deterrente psicologico nel distogliere dal commettere reati, è necessario che i cittadini conoscano prima quali sono i fatti la cui realizzazione comporta la inflizione della sanzione. Grazie a questa impostazione, il principio di legalità trova giustificazione coerente, rimanendo chiara la connessione con principi liberal-democratici dell'illuminismo, di cui Feuerbach fu un eminente rappresentante. La migliore riprova del fondamento non solo tecnico e quindi neutrale di tale principio è data dalla circostanza che esso ha trovato espresso riconoscimento nell'articolo 25,2 della Costituzione e nell'articolo 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. L'articolo 25,2 dispone che nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. E ancora l'articolo 1 del codice penale statuisce che nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente previsto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite. Dunque, dal raffronto letterale delle due norme, sorge il problema di stabilire se il principio di legalità abbia la medesima estensione a livello sia costituzionale che di legislazione penale ordinaria. Infatti la disposizione costituzionale, mentre da un lato non menziona l'avverbio espressamente, dall'altro non fa riferimento alle pene. Dunque, una formulazione diversa in realtà non ci deve trarre in inganno.
Perché muovendo dalla ratio che vi è sottesa, la disposizione costituzionale non può non avere contenuto significativo corrispondente ad una disposizione codicistica. Cioè, se è vero che il legislatore del 48 voleva reintrodurre tutte le garanzie politiche dei diritti di libertà che erano proprie della tradizione liberal-democratica, sarebbe contraddittorio dire che nel procedere alla costituzionalizzazione del nullum crimen sine lege egli non volesse recuperare la dimensione garantistica. Dunque, il significato di garanzia del principio di legalità e le tensioni conflittuali che la stretta osservanza può sollevare in certi casi ci fanno rilevare che l'incompletezza della tutela di un bene è sempre un male minore rispetto ai gravi rischi per, ad esempio, la libertà personale. Dunque, il principio di legalità ha come destinatari il legislatore, il giudice, e si articola in quattro sottoprincipi che vanno analizzati separatamente, cioè la riserva di legge, la tassatività o sufficiente determinatezza della fattispecie penale, l'irretroattività della legge penale, il divieto di analogia in materia penale. Riserva di legge. Esprime il divieto di punire un determinato fatto in assenza di una legge preesistente che lo configuri come reato. Tende a sottrarre la competenza in materia penale, in particolare al potere esecutivo. Nel moderno Stato di diritto, la riserva della potestà normativa in materia penale alla competenza esclusiva del legislatore ordinario si giustifica non con esigenze di certezza, ma con esigenze di garanzia, sia formali sia sostanziali. Solo il procedimento legislativo nell'attuale momento politico-costituzionale appare lo strumento più adeguato a salvaguardare il bene della libertà personale e consente, tra l'altro, di tutelare i diritti delle minoranze e delle forze politiche dell'opposizione, che sono così poste in condizione di esercitare un sindacato sulle scelte di criminalizzazione adottate dalla maggioranza. E nello stesso tempo l'attribuzione del monopolio delle fonti al potere legislativo evita tendenzialmente forme di arbitrio del potere sia esecutivo che giudiziario. Infatti è fondato presumere che l'organo che rappresenta la volontà popolare ricorra alla coercizione penale solo in vista della tutela di interessi rilevanti della collettività e la cui protezione valga dunque il sacrificio della libertà personale connesso all'inflizione della pena. Secondo una prima formulazione sufficientemente elastica, il carattere assoluto della riserva di legge non implica necessariamente l'esclusione del concorso del potere normativo secondario nella configurazione del modello del reato. Dunque, per giustificare l'assunto, si è sostenuto che, allorché un elemento di fattispecie è determinato tramite il rinvio ad un regolamento, la fonte regolarmente degrada a mero presupposto di fatto. Cioè, che significa questo? Che il regolamento non viene in rilievo quale fonte normativa, ma come fatto tra i fatti. Però questa impostazione oggi è respinta perché svuota la ratio del principio della riserva e ne si comprende come un atto normativo, cioè il regolamento, possa snaturarsi in un dato meramente fattuale. Alla stregua di una seconda impostazione, la riserva assoluta esclude che il legislatore possa attribuire il potere normativo penale ad una fonte di grado inferiore.